Ciao a tutti ragazzi, io sono il Poro Michele e oggi torniamo a parlare di videogiochi ed introduciamo però un concetto di cui volevo parlarvi da un sacco di tempo ma non ho mai trovato l'occasione per farlo. E il concetto che voglio introdurvi oggi è quello di demake. In un'epoca dove il mercato videoludico è sovraffollato di operazioni di remaster, remake, che più ne ha più ne metta, io voglio andare controcorrente, tanto per cambiare, e parlarvi invece del demake, che è esattamente l'operazione opposta del remake. Se il remake è l'immaginare un gioco per un hardware di nuova generazione, il demake prende questa premessa e la capovolge, perché consiste nel prendere un gioco e reimmaginarlo per un hardware meno potente rispetto a quello originale. Quindi, per introdurvi a questo concetto per me fighissimo, ho scelto di parlarvi di Super Smash Land. Ora, non è un gioco ufficiale della saga di Super Smash Bros, ma è un gioco fan-made, ma ho scelto questo gioco come primo esponente della categoria per due motivi ben precisi. Uno, le premesse sono geniali e fanno troppo ridere, e secondo è Smash, e per me Smash è praticamente il gioco migliore di sempre, è un po' una ragione di vita, e quindi mi sembrava giusto creare questa linea di continuità tra Super Smash Bros. E i remake. E quindi vi presento Super Smash Land. Chi è cresciuto nei primi anni 90 sa benissimo che la grandezza del Game Boy consisteva in un parco titoli sconfinato che prometteva di riportare l'esperienza delle home console a portata di mano ovunque ci si trovasse. E i giochi che presentavano il Land alla fine del loro titolo erano proprio delle versioni portatili dei loro fratelloni che spopolavano su Super Nintendo. L'obiettivo, pienamente centrato da Dan Furness con questo suo Super Smash Land, non è solo quello di conferire un'estetica retro a questo remake di Smash Bros., ma anche reimmaginarlo proprio per la fortunatissima console tascabile di Nintendo. E sebbene il gioco non giri su hardware originale, ma solo su PC, credetemi, ogni singolo pixel trasuda nostalgia e riverenza per quell'era ormai preistorica del gaming. Ovviamente, visto che ci troviamo su Game Boy, la scelta cromatica del titolo è relegata alle sole 4 tonalità di grigio-verde che caratterizzavano lo schermo integrato della console. Graficamente, a differenza di Super Smash Bros., ci troviamo di fronte ad un titolo puramente 2D a schermate fisse, senza alcuna camera dinamica. La pixel art con cui sono ricreati i 4 personaggi giocabili e le numerose arene di combattimento coglie in maniera formidabile la fonte di ispirazione, riadattandola però alle limitazioni tecniche del periodo storico. Certo, forse le animazioni sono ben oltre gli standard tecnici del Game Boy, eppure non stonano con la memoria dei giochi su cartuccia. Nonostante questo, sia la fisionomia dei personaggi che il moveset sono perfettamente riconoscibili e creano così un senso di familiarità che colpirà tanto gli appassionati del gioco quanto i gamer più attempati. L'inclusione di elementi dinamici all'interno degli stage, dei veri e propri pericoli ambientali, non solo è una trovata che dinamizza il gameplay, ma è anche una grandissima strizzatina d'occhio, fatta in più casi di citazioni letterarie, alla serie di Sakurai. A proposito, il titolo è stato pubblicato nel 2011, quindi 3 anni dopo Brawl, ma ben prima di Smash 4 e del recentissimo Ultimate. Quindi molti elementi iconici della serie non sono stati presi in considerazione perché ancora non avevano visto la luce. Per chiudere con le lodi sul comparto tecnico, forse l'elemento più riuscito sono gli arrangiamenti dei temi storici della saga per il chip audio del Game Boy. Il risultato è qualcosa di incredibile. Vi consiglio assolutamente di scaricare gratuitamente gli zip con le tracce audio disponibili proprio sul sito ufficiale di Super Smash Land. Ah, e un'ultima cosa, secondo me da non sottovalutare. Anche i menu e la UI ricordano Melee in salsa Macchina del Tempo. E questo è solo l'ennesimo tocco di classe che fa capire la cura che è stata riposta nello sviluppo di questo freeware. Passiamo ora al gameplay, che sfrutta appieno le potenzialità della prima console portatile della grande N, il D-pad e i due tasti A e B. Ovviamente Furness ha dovuto lavorare con le forbici rimuovendo l'80% del gameplay di Smash e quindi al primo tasto è associato il salto, mentre al secondo l'attacco. Gli attacchi, proprio come nella versione originale, cambiano in base alla direzione che viene associata e se si è in volo o a terra. Alcuni attacchi addirittura si possono caricare mantenendo premuto il pulsante. Non ci sono attacchi speciali, scudi, prese o sfere Smash, ma la risultante sono dei moveset compressi che pescano a piene mani dal titolo principale, facendo sentire a casa gli appassionati anche se c'è un piccolo scoglio iniziale riguardante la difficoltà.
Se l'obiettivo è sempre quello di incrementare il danno del proprio avversario per buttarlo fuori dallo schermo, per forza di cose il gameplay è molto più rigido e meno intuitivo. Si è limitati sia dal sistema di controllo, sia dall'impianto ludico scarno e rudimentale, ma il senso di Super Smash Land è proprio questo: riportare l'esperienza dei giochi Land in un'epoca dove ormai le controparti portatili equivalgono ai titoli dedicati alle home console. Altro elemento totalmente assente da questo remake sono gli oggetti, che riducono parecchio il fattore random degli incontri, ma credetemi, probabilmente, vista la difficoltà di approccio, non prenderli in considerazione è stata la scelta giusta. Nonostante tutto, ci sono parecchie cose da fare. Abbiamo la modalità arcade, con tanto di multi-man match e boss finale, la modalità versus, dove giocare fino a 4 giocatori, anche se in bocca al lupo con la tastiera del PC, e una modalità endless, dove dovremo confrontarci con una schiera infinita di nemici, sbloccabile dopo aver terminato la modalità arcade con i 4 personaggi del roster. A proposito di sbloccabili, c'è veramente tanta carne al fuoco, tra cui 2 personaggi aggiuntivi e numerosi stage con musiche extra. La cosa più divertente sono le condizioni necessarie per sbloccare questi elementi, e anche in questo caso il déjà vu da Melee è fortissimo. Qualche esempio: arrivare a 15 kill in Endless Mode o terminare l'arcade come Mario senza perdere neanche una vita. Con il ritorno di un sistema di punteggio ormai abbandonato dalla serie e la possibilità di partecipare alle leaderboard online, Super Smash Land non è un prodotto che vive soltanto del suo essere un gimmick, una trovata simpatica per suscitare qualche risata e bel ricordo nei giocatori più affezionati, ma è anche e soprattutto un titolo divertente e ricco di contenuti da esplorare. Considerato il piccolo team che si cela dietro la produzione e l'età che si porta ormai sulle spalle, è un prodotto sorprendente sotto tutti i punti di vista, e fossi in voi gli darei un'occhiata, se non altro per godere della soundtrack. Ragazzi, spero che questa figata di The Make vi sia piaciuta. Il gioco è gratuito, i link sono in descrizione. Ragazzi, grazie mille per l'attenzione. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate questa cosa del The Make e se ci sono soprattutto altri The Make di cui vorreste io parlassi. Io sono il Poro Michele, in 8-bit. Ciao!